Scotti muovi su di me. Ciao Vero, buongiorno a tutti. Buongiorno, ben arrivati. Buongiorno, buongiorno. Oggi mi sono svegliato con questa voce da hotline che non so bene da dove l'ho presa. Comunque sono sempre io, eh. Va bene. Mentre arrivano tutti, ascoltiamo qualche minuto di musica, intanto che tutti gli altri entrano. Buongiorno, buongiorno, buon venerdì, ciao Sonia, ben arrivata, ciao Stefano, ti vediamo, buongiorno. Ciao a tutti, buongiorno. Ah, ciao. Vedi che la voce di Stefano batte a tua, Francesco, sembra che ieri a Ambiente Lavoro a fare lo show ci fossi tu anziché lui, eh? Può essere, sì. Dicevo Stefano che oggi mi sono svegliato con questa voce da hotline, che non so bene dove l'ho presa, ma... visto che ci si riconosce dalle voci anziché dei visi, confermo che sono io, eh. Diciamo che l'accento veneto dovrebbe dirla tutta. Sì, l'accento ci distingue. Buongiorno, buongiorno. Ciao Carlo, ciao Stefano, vi vedo che siete saliti, quindi salutate pure, ci fa piacere che siate qua con noi. Se parliamo di accento, allora può tagnare, buongiorno a tutti. Eccolo, un bel po' tagnare, ma anche tu Stefano. Buongiorno a tutti, ecco l'accento romano. A dire la verità vi odio un pochettino perché mi sembra passato un giorno da quando ci siamo sentiti la scorsa volta e invece è volato una settimana e voi me lo ricordate con questo appuntamento. Buongiorno a voi, mi sentite? Ciao Fernando, ti sentiamo, buongiorno. Buongiorno, forte e chiaro. Bene Francesco, direi che abbiamo cominciato ad esserci un po' tutti, intanto... ben ritrovati, buongiorno a tutti, siamo su Clubhouse, 8:15, questa è la room di Be Safe che c'è ogni venerdì mattina, come ricordo ogni volta siamo registrati, quindi adesso potete invitare con il gergo di Clubhouse, cioè col ping, pingare attraverso i comandi che avete sul basso del vostro, del vostro telefono, dispositivo mobile per invitare altri. Potete ascoltare semplicemente e poi commentare a valle della puntata oppure accendere il microfono, chiederci di dare un contributo, di parlare, di intervenire. Le puntate sono, come vi dicevo, registrate, quindi le potete comunque trovare sulla pagina LinkedIn di Be Safe e gentilmente offerta lo spazio sulla pagina sul web magazine Rock and Safe di Stefano Pancari. Francesco, di che cosa volevamo parlare oggi dopo esserci trovati tutti insieme ad Ambiente Lavoro ieri e l'altro ieri? Ma diciamo che partiamo dall'indicazione che ci ha dato la settimana scorsa Federico, cioè controllo, comando, errore. Vedo che c'è anche con noi Luca Savi oggi che è espertissimo di errori. Perché il tema ci interessa? Beh, siamo partiti parlando di preposti. Poi abbiamo parlato di cultura, mi ricordo l'affermazione di la regina che parlava di approccio da campi di cotone della Louisiana, fino all'idea che insomma, bisogna avere decisamente un controllo del processo. Peraltro mi sono cuccato un bel pomeriggio con l'emerito procuratore
il quale diceva che un'azienda che funziona è un'azienda in cui c'è una vigilanza costante. La domanda vera è: ma qual è il fine sempre di questa cosa? La crescita dei nostri collaboratori, a raggiungere gli obiettivi aziendali che sono tipicamente zero infortuni, zero malattie professionali o a crescere la cultura? Perché spesso e volentieri il controllo e il comando si associano con quella brutta parola che si chiama micromanagement, cioè la ossessione da parte dei manager di capire fino all'ultimo secondo cosa stanno facendo i collaboratori, lasciando a loro poco spazio. Il mio punto di vista, in realtà, è che non dovremmo avere un controllo così ferrato del processo, a prescindere da quello che è ovviamente l'obbligo di legge, della vigilanza prevista appunto per legge, ma lasciare più spazio a quella che io chiamo moral suasion, cioè la capacità di influenzare gli altri, affinché ciascuno possa prendere la propria migliore decisione, che non sarà la decisione migliore che avresti preso tu, ma è la sua decisione. Sottolineo soprattutto la parola sua, perché se una persona fa le cose bene motivate, beh, allora quello è un punto di incontro, è un punto di partenza di un cambio culturale. Cosa ne pensate di questo mio approccio? Che è il totale silenzio. Vabbè, mi ci butto io con un pensiero. Allora, Carlo, una dimmi. cosa velocissima. So che noi ci si conosce tutti, siamo tutti amici. Lo ripeto Vai. all'inizio, così lo sapete. Proprio 2 secondi per dire: ciao, sono Carlo Alghisi, mi occupo di farfalle e vado di solito a pesca il giovedì. Una roba del genere, velocissima, che ci faccia sapere esattamente chi sei. Ovviamente scherzavo, io lo so chi sei. No, sono Carlo, 30 anni che non mi drogo, no, ma di scherzi, mi occupo di sicurezza dal lontano 90, avendo girato un po' il mondo nel petrolifero, adesso sono in ambito consulenza industriale. Parlando di controllo, mi è venuta in mente un'esperienza che ho condotto per un po' di anni in Kazakhstan, dove c'era un controllo molto ferrato di quella che era l'attività dei lavoratori. E ho scoperto che parallelamente veniva, diciamo, tarpata lo sviluppo delle competenze, cioè io controllo talmente tanto la persona mentre lavora che non ho necessità che sia competente. Ove la competenza non è solo l'atto del lavorare, ma anche del lavorare in una certa maniera, no? Quindi, se io ho bisogno così tanto di controllare, domanda, è perché ho assunto persone non competenti? Oppure, se ho persone competenti, lavoratori competenti, sviluppo le loro competenze, ho così necessità di controllarle in maniera puntuale, precisa e continua? A voi la parola. Wow, che bella provocazione, bella perché è un punto di vista che sposta, no? Noi facciamo vigilanza, controllo e comando per verificare che tutto funzioni, ma poi questa attività che cosa genera effettivamente? Sulla competenza, che effetto ha? Direi aggiungerei sulla fiducia, perché è chiaro che se tu non lasci spazio, non lasci fiducia ai tuoi collaboratori, anche di sbagliare, per questo citavamo nel titolo della room comando, controllo d'errore, anche di sbagliare e imparando anche dagli errori, è chiaro che crei un circolo, quello che si definisce anche Carlo, un circolo piuttosto vizioso, dove di fatto le competenze non crescono perché tanto sei tu che continui a comandare, indicare, a specializzare i tuoi, in realtà la specializzazione non avviene mai. Mi butterei sulla provocazione di Carlo, che ormai sa che le colgo tutte. Buongiorno, io sono Alessandro, come dicevano, mi occupo di formazione e in questo momento sono collegato dalla Svizzera, quindi diventiamo anche ancora più internazionali, Veronica. Io mi ricordo il discorso controllo, comando, errore, ci vedo un po' dentro anche quello che è il nostro poi orientamento normativo, quindi abbiamo leggi, obblighi, in caso errore sanzioni, però portiamo avanti quindi un orientamento di fare le cose per obbligo e non per appunto educazione, skill, competenze per propria quindi scelta e volontà. E sulla scia di quello che diceva anche Carlo, quindi a cosa ci ha portato poi questi decenni di obblighi, solamente obblighi? Buongiorno Veronica. Non ti sento. Non sento nessuno.
Sì, no, ci sono, anche volevo lasciare un po' di spazio a qualche replica. Ma allora, dal mio punto di vista, è chiaro che c'è un problema, l'abbiamo detto tutti, di cambio culturale, di cambio di passo. Probabilmente le politiche attuali, non solo legali, come ossia, ieri dall'ambiente lavoro sentivo l'opinione di Fantini sul preposto, l'opinione di Guarinello sul preposto. È chiaro che la logica del comando, del controllo, così come la conosciamo, non funziona. Cioè, è evidente che negli ultimi 10 anni questo non ha prodotto risultati, ma in base a cosa lo dico? Al di là del numero che tutti quanti conosciamo, proprio dall'approccio alla sicurezza, no? E quindi il fatto che chi deve svolgere questa attività fa molta fatica a crescere culturalmente. Per questo sposo completamente l'idea di Carlo che se tu hai un controllo così fine di micromanagement, impedisci alle persone di crescere prendendo le loro più giuste decisioni. Questo secondo me è evidente dai numeri, insomma, non so cosa ne pensate voi, cosa mi rivolgo magari ai colleghi, a Salvatore che vedo in linea, che anche lui lavora come me in una grande azienda, o anche a Marco e Fernando che abbiamo visto che anche la logica industriale in realtà si sposa anche nel mondo dell'esercito. Francesco, buongiorno a tutti. Alfredo, se posso. Sì, ti Francesco? sento, vai, Alfredo. Ah, perfetto, perfetto. No, volevo solo agganciarmi a quello che tu avevi detto prima. Penso che un aspetto importante, anche nell'esempio che è stato fatto del Kazakistan, è legato al fatto che ci sono delle situazioni in cui, a seconda del livello di maturità, occorre impostare la sicurezza secondo una logica molto più demandata verso gli operatori, quindi anche di fiducia, di indipendenza, di capacità, di competenza, perché state parlando di competenza, ma se non c'è questa competenza, e quindi chiunque può farlo, come dire, veramente a livello di fabbrica, di tayloristica, per cui il primo gli danno dei compiti molto elementari, poi devono essere controllati quei compiti elementari, significa non ci si aspetta contributi, dipende dal livello di capacità che hanno. E quindi è il livello di maturità dell'organizzazione che poi ti può determinare anche come impostare la sicurezza e poi come farla evolvere. Perché vi faccio un esempio: ponetevi nei panni di un datore di lavoro che a un certo punto si ritrova con zero. E lo vedo anche sulla figura, il mio ragionamento va anche sulla figura dell'HSE o in precedenza dell'RSPP, che veniva visto come un controllore. All'inizio ci sono ancora molte aziende che hanno un livello di maturità ancora non evoluto, che vedono il controllore, vogliono il controllore, perché gli serve il controllore in quella fase, stanno praticamente distruggendo tutto il principio di delega, tu parlavi di micromanagement, che è proprio, come dire, una delle conseguenze all'atere, ma è proprio non esiste l'organizzazione di sicurezza, e quindi vogliono qualcuno che li aiuti, sopperisca a questa criticità che loro vedono per poi farla evolvere. Io credo che sia capitata anche in altre aziende, mi confronto anche con altri colleghi, per cui c'è questo modello poi di crescita, ma è legata alla maturità dell'organizzazione, quindi alle competenze, parliamo di sistemi di gestione in generale, la qualità dell'organizzazione. Ma allora, Il Alfredo, livello di come la maturità che facciamo crescere sono. questa qualità dell'organizzazione? Cioè, è chiaro che siamo in un bivio, no? Un minimo di controllo di processo ci deve evidentemente essere perché serve anche, se vuoi, il mentoring, cioè il fatto di dire io comunque nel controllo insegno, cioè la gestione del feedback, in realtà, cioè un bravo capo, un bravo preposto, nel svolgere il suo controllo insegna agli altri a farlo. Da noi c'è un progetto che si chiama appunto Kiken Yoshi, ma in generale diciamo ti insegna a riconoscere i problemi, dall'altra a non essere troppo asfissianti, quindi ci deve essere un giusto equilibrio tra i due mondi. Cosa, perché ripeto, l'obiettivo è quello di fare crescere tutta l'organizzazione. Quindi se l'obiettivo è questo in realtà, che da cui poi deriva tutto il resto, l'efficienza, zero infortuni, la qualità anche di prodotto, come arrivare? Cioè lo strumento del controllo, del comando e dell'errore, della gestione dell'errore, è uno strumento che funziona? Allora, buongiorno Francesco, ho io il tempo? Buongiorno, Vai. buongiorno a tutti, buongiorno Veronica, buongiorno Stefano, buongiorno a tutti, buongiorno a te Francesco.
Allora, io mi sento minimamente chiamato in parte, come dicevo ieri con Veronica, perché ho scatenato io, diciamo così, insieme a Federico, la puntata di oggi, che punta proprio su queste tre azioni. In realtà le avevamo denominate come controllo, comando e coordinamento, che sono un po' i pilastri. Per quanto mi riguarda, la mia è un'azienda un po' atipica rispetto alle vostre, lo sapete benissimo. Parliamo di Ministero della Difesa e parliamo di una realtà totalmente differente. Quanto è importante il controllo e quanto è importante la fiducia, Francesco, mi riaggancio a ciò che hai detto prima, la fiducia. Se potessimo puntare tutto sulla fiducia, allora potremmo anche non garantire un necessario controllo, perché quella fiducia vorrebbe dire, tanto vorrebbe dire aver raggiunto quel livello di maturità tale che ogni lavoratore, ogni preposto, ogni RLS, ogni figura, ogni dirigente, chiunque all'interno del sistema prevenzionale fa esattamente ciò che deve. E se tutti fanno esattamente ciò che devono, capiamo bene che ovviamente tutto viene ridotto al minimo. Questo non accade, ecco perché è importante che ci sia un controllo. Controllo che nel mio caso, ad esempio, è istituzionale, no? Perché sapete benissimo che, come dicevo l'altra volta a Veronica, un'amministrazione come la mia fonda le basi dell'organizzazione su queste tre azioni, su questi tre pilastri, che sono proprio il comando, il coordinamento e il controllo. Ricevere i feedback è importantissimo. La difficoltà è nell'applicazione di questo comando, coordinamento e controllo, perché nonostante la mia sia un'amministrazione che ovviamente è gerarchico, militare, no, nell'immaginario collettivo c'è che quando viene detta una cosa, la cosa venga fatta. Bene, in realtà è così per certi versi, ma non sempre, ok? Ovviamente assumo tutte le responsabilità di ciò che sto dicendo, personali, quindi Veronica, stai tranquilla. Ecco, esatto, Fernando, comincio a spaventarmi. Non ti Comincio a preoccupare. spaventarmi. No, No, assolutamente. vabbè, ragazzi, ci sta, voglio dire, nel senso, nella gerarchia, l'uscita dalla gerarchia è probabilmente anche il motivo per cui spesso c'è bisogno di Vi posso... comando e controllo. Esatto, vi dico ad esempio perché io ho grandissime difficoltà ad entrare in questo mondo, nella mia amministrazione, ma non perché non si voglia, è perché un'amministrazione tradizionale, tra l'altro come la mia, Marina Militare, no, si riaggancia a valori e a modalità lavorative che risalgono al 1600, quindi è difficile alcune manifestazioni, alcune attività, specialmente quelle marinaresche, sono talmente conservatrici nella manualità, nella effettualità, che diventa difficile poterla modernizzare, chiamiamo diciamo in questo modo. Per contro, ci sono dei grandi vantaggi. L'altra volta vi parlavo, vi ricordate, dei 248 datori di lavoro, fuori 248 RSVP, i datori di lavoro che ogni anno cambiano e gli equipaggi che cambiano ogni 3 anni. Questo ovviamente per il filone della mia amministrazione che svolge le attività a bordo delle navi. E le navi seguono un'infinità di regole, no? Le IMO, le SOLAS, le RINA, le RINA 1000. Fernando, scusa, ti interrompo perché hai detto una cosa che secondo me è importante, sulla quale possiamo fare una riflessione anche tutti insieme. All'interno della tua organizzazione spesso si cambia e quindi il Certo. fatto di cambiare, perché in quel caso voi siete organizzati in quella maniera, siete con dei numeri molto particolari, sicuramente incide e dà un valore, un peso diverso alle attività di comando e Sì, perché controllo. ricomincia ogni volta, esatto. Esatto. E io mi chiedo, oggi nelle grandi organizzazioni qui che ci stanno ascoltando ci sono persone che lavorano all'interno di grandissime organizzazioni, il cambio soprattutto ai vertici è veloce, no? Ha una media di 2, 3 anni su posizioni di un certo genere, ma non solo, il cambio del mercato, cioè delle condizioni che ci stanno intorno, il cambio della richiesta degli utenti. Oggi la digitalizzazione, il fatto di avere molti più dati a disposizione ha fatto in modo che i modelli di business cambino continuamente. E forse comando-controllo torna sempre di più e sempre più forte proprio perché abbiamo bisogno di mantenere le persone in un processo che da fuori però continuamente deve subire un cambiamento. No? Parlavamo di cambiamento qualche settimana fa. Prendete un preposto che è su una linea, prendete un dirigente che
fa un progetto di investimento su, in un ambito produttivo o in un reparto, in un magazzino di logistica, quante sfaccettature nel tempo gli cambiano sotto mano e quanto magari invece il mondo delle procedure, dell'analisi del rischio rimane fermo, no? Balsamato lì. Mi è venuto questo flash. Ho visto prima che c'era forse Marco Chelo che aveva la mano alzata, volevo salutarlo, mi faceva piacere, un po' che non lo sentiamo, ma ci sono con noi anche Paolo, Alberto, anche Luca, Chiara. Che ha alzato la mano. Luca sale. Ah, Luca, quando vuoi venire su, Luca lo ascoltiamo molto volentieri. Che ne pensate di questa cosa? Alberto, ti vedo col microfono aperto. Ciao. Sì, buongiorno, mi sentite? Assolutamente. Forte, sì, Alberto. Chiaro. Perfetto, buongiorno, Alberto Croce e Siemens. Allora, io volevo riallacciarmi un attimo su uno dei concetti che è stato sviscerato proprio all'inizio, nel discorso relativo alle competenze. Cioè, come si relaziona il controllo con le competenze? Allora, se uno pensa ai tecnici che sono fuori sul terreno, dici io come responsabile sicurezza mi dovrei concentrare forse di più su quelli che hanno poca esperienza, che sono da poco sul campo, perché in un certo senso mi fido di più di tecnici che sono esperti, che hanno competenze sviluppate in 15, 20, anche 30 anni di esperienza sul campo. In realtà le cose, almeno da noi, non stanno così, perché se vado a vedere le statistiche infortuni, non soltanto a livello italiano, ma anche a livello mondiale, il numero di tecnici competenti che si fa male in cantiere è sempre più alto. Cioè la competenza in sé non basta a proteggere e a tutelare la sicurezza di ciascuno, no? Perché forse, e accade spesso, l'ho visto anche indagando sui infortuni, c'è una sorta di, come dire, self-confidence alle spalle che prevale sui comportamenti dei tecnici fuori. Per cui una persona che un tecnico che è competente spesso si mette a rischio quando non dovrebbe e poi gli infortuni, anche seri purtroppo, arrivano. Io penso che come organizzazione, come responsabili della sicurezza, anche in organizzazioni complesse, dovremmo lavorare su due concetti. Il primo è quello della accountability, del senso di responsabilità di ciascuno, e questo vuol dire affiancare non soltanto i tecnici che lavorano, ma chiaramente anche i preposti e i dirigenti che gli stanno sopra, perché più del dirigente, più del preposto stesso che conosce le persone che lavorano nel team e sa qual è di ciascuno l'approccio poi alle regole della sicurezza, ai controlli eccetera, non c'è nessuno. Se io penso a un'organizzazione che ha magari un centinaio di tecnici, un migliaio di tecnici che lavorano per esempio nel service e applico il controllo, è impensabile che io faccia uscire due squadre dove ci sia il tecnico che lavora e il responsabile della sicurezza. No, è assolutamente impensabile ed è assolutamente insostenibile. Per quello che penso che come organizzazione noi dobbiamo comunque insistere sul senso di responsabilità, per far sì che ciascuno sia il controllore di se stesso e che il controllo del preposto che lavora sul campo e del dirigente che sta in sede, che organizza il lavoro, sia più efficace e efficiente possibile. Alberto, giusto? Sì. Alberto, e se provassimo, perché io sono stato forse un po' troppo asciutto, no, nella mia uscita, quando parlo di competenze, immaginiamole però che siano competenze a 360 gradi che includano anche la sicurezza. Mi spiego, tu hai perfettamente centrato il problema che... Scusa, non ti ho sentito, scusa. No, ho detto, tu hai centrato perfettamente il problema dell'overconfidence, no? La persona competente che è quella che si fa più male. Esatto. Che è vero, che è un dato, diciamo, indiscutibile, e nessuno può dire il contrario. Però perché a volte nelle aziende la competenza di una figura si ferma a... porta a fine il lavoro, no? Chiude il lavoro, fa la produzione, fra virgolette, non la fa in sicurezza. Quindi forse sviluppare un concetto di competenza a 360 gradi, quindi lo fa e lo fa bene e lo fa in sicurezza, perché sennò cosa succede? Abbiamo l'anziano, fra virgolette, dell'organizzazione che spiega ai giovani, glielo spiega tecnicamente dimenticandosi gli aspetti di sicurezza. Quindi è un pensiero che mi viene così a getto, ridefinire il concetto di competenza includendo anche la sicurezza.
Condiviso. La competenza con la sicurezza. C'è tra di noi, non so se Sonia c'è ancora, però se c'è, volevo farla intervenire perché ci sono questo concetto, questo connubio tra competenza, comportamento, conoscenza. È un comportamento che è un legame molto forte. No, Sonia non c'è più, quindi andiamo avanti. Avevo sentito Chiara, forse, che voleva salutarci. Ciao Chiara. Ciao, buongiorno a tutti. Nemmeno questa volta ce l'abbiamo fatta. Vabbè. Allora, voi dovete sapere che io e Chiara abitiamo più o meno vicine quando lei è al nord, se no di solito sta a Roma, e tendenzialmente facciamo tutte le stesse identiche fiere, ok? O tutti gli stessi identici eventi, solo che quando arrivo io va via lei, o quando arriva lei vado via io, quindi sembra che ci facciamo questi dispetti, per cui se avete visto dei commenti sui LinkedIn vari, questo è l'arcano dietro al fatto che non ci vediamo, non ci siamo mai viste, quindi questa cosa bellissima di Clubhouse è fantastica. Grazie Chiara, perché mi ha aiutato a ricordare che volevo ringraziare tutti quelli che ieri ad Ambiente Lavoro mi fermavano e mi dicevano: ho riconosciuto la voce. E dicevo: bene, allora sono io. Quindi ciao, come stai? Tutto bene? Rientrata dalla fiera? Sì, tutto bene, stanchissima, ma contenta. E mi veniva proprio in mente anche un intervento di ieri che ho seguito, proprio su questo aspetto, no? Il preposto si aspetta che noi gli diciamo che cosa fare e a sua volta lui dica che cosa fare a quelli che sta addestrando, che sta seguendo. E il cosa fare deve comprendere appunto sia un aspetto di lavoro, di attività lavorativa, sia un aspetto di attenzione alla sicurezza. Io mi sono detta: caspita, ma veramente devo andare a dire o a ricordare al preposto che oltre a dire devi avvitare quella cosa, devi farlo in sicurezza? Cioè, per me, forse lancio un po' una provocazione, la politica dell'azienda sulla salute e sicurezza sul lavoro che sta a monte di tutto è quello che fa da cappello a tutto, quindi da cappello a tutto questo aspetto. Quindi se io come azienda in politica ho espresso la mia attenzione alla salute e sicurezza, è per me normale, però forse poi calato nella realtà non lo è così, è normale che ci sia, diciamo, questa attenzione primaria rispetto a tutte le attività lavorative. Forse c'è un po' di poca condivisione di quella che è la politica, dell'organizzazione, e anche appunto di presa di consapevolezza che questa politica dell'organizzazione sta a monte di tutto, e forse non è sempre nemmeno così molto sentita, ma solamente un pezzo di carta per adempiere, diciamo, a un obbligo per chi è certificato, ecco. La coerenza, no? Cioè, ce lo stiamo dicendo, è il classico safety first, scritto dappertutto e poi poco applicato. E questo ci porta negli errori, o no Luca? Cioè, tu hai fatto tutto un lavoro sull'errore, che spesso però, dicevamo già nelle altre puntate, parlando del tuo libro, non è un errore dovuto a un errore procedurale, a una scrittura sbagliata, ma è dovuto anche al comportamento. Probabilmente Luca ha qualche problema col microfono. Ma allora, mi agganciavo a quello che dice Chiara. Direi che al crescere delle dimensioni dell'organizzazione, a mio avviso, questa cosa è comune. Nel senso che se conosco i miei colleghi, un po' le politiche delle grandi organizzazioni è alle volte quella di portare il management in fabbrica. Perché nelle piccole organizzazioni, quelle diciamo più artigianali, è normale che il titolare sia in fabbrica e osservi i comportamenti che poi aiutano a creare tutti i risultati dell'azienda, il fatturato, la qualità, la sicurezza. Nelle piccole aziende è normale, in Veneto si dice l'occhio del padrone ingrassa il cavallo, che è un po' il tema della vigilanza, cioè il fatto che se tu sei in azienda dai dei feedback, spesso volentieri in realtà poi i feedback sono di natura più negativa che positiva. Nelle grandi aziende molto strutturate, molto piramidali, è più difficile, e quindi si creano dei meccanismi, da me si chiama Gemba Tour, cioè la Gemba è il luogo della fabbrica dove accadono le cose. Mi ricordo che Alberto Croce li chiamava in maniera molto simile al mio. Comunque, diciamo, c'è tra i progetti che le grandi aziende hanno quello di portare il management all'interno dei reparti produttivi per osservare i loro occhi e quindi avere un controllo del processo più fine. Però il controllo del processo, se si ferma questo, non dà nessun risultato.
deve essere seguito da una gestione del feedback, perché allora se io do dei feedback di rinforzo posso far crescere quelle persone che oggi si comportano bene, rendendole più confidenti che stanno facendo le cose giuste. Diversamente devo essere capace di filtrare quello che mi dicono i miei collaboratori, vedendo e capendo realmente cosa accade e dando eventualmente anche dei feedback correttivi. Io credo che la gestione del feedback sia molto importante nel processo di sicurezza, perché aiuta anche a crescere, aiuta soprattutto a crescere, aiuta a consolidare i comportamenti giusti, quelli che danno profitto, qualità, sicurezza, e aiuta a correggere quelli sbagliati. Quindi a mio avviso uno degli strumenti che ad esempio io ho sposato molto nella mia organizzazione per gestire il controllo e anche l'errore effettivamente è stata la behavior analysis, la capacità di capire quali sono i comportamenti, quindi di fatto obbligare tutti in qualche modo, e qui c'è il comando, obbligare tutti a fare delle osservazioni continuative che sposano anche la logica della vigilanza prevista dall'81, ma soprattutto finalizzate a dare dei feedback che devono essere sempre in proporzione di 10 a 1, 10 di supporto positivi che danno confidenza e fanno crescere, e uno di correzione quando il comportamento che vediamo è antitetico alle politiche dell'azienda. Quindi, controllo, comando, errore, e abbiamo una prima riflessione legata alle competenze. E ci dicevamo che forse quando è che è necessaria la competenza, quanto è bilanciata rispetto al tema controllo, comando, errore. Ho sentito Luca? È Luca? Vediamo se sente la mia voce. Ti sentiamo noi, forte e chiaro. Ciao Luca. Ah, perfetto. Buongiorno, scusate, ma prima evidentemente con l'auricolare c'era qualche problema. Velocissima presentazione e di che libro parliamo parliamo con te, e poi dici la tua. E va bene, l'altra volta che sono intervenuto abbiamo parlato del libro che ho scritto io, che si chiama Un colpevole ci dovrà pure essere. Io sono un esperto di sicurezza e fattori umani, lavoro per una società che si chiama Deep Blue. E io di solito, ecco, in questo periodo lavoro molto nell'ambito ferroviario, quindi diciamo che più che occuparmi di salute e sicurezza mi occupo proprio di sicurezza di esercizio, quindi come evitare di fare gli incidenti, e faccio l'analisi del rischio rispetto ai possibili eventi incidentali che possono succedere. Una cosa che volevo provare a dire, diciamo un po' controintuitiva forse rispetto a quello che stavate dicendo e al concetto di controllo, e poi dopo avete parlato anche un po' di monitoraggio. A me capita di osservare anche un pochino la questione opposta, cioè non tanto il fatto del manager che vuole fare micromanagement e controllare minutamente, che come potete immaginare nell'attività per esempio di un macchinista, uno che fa centinaia di chilometri in giro per l'Italia, non è che lo puoi controllare, no? Con micromanagement devi per forza affidargli una forte responsabilità. Però mi capita di osservare situazioni in cui ci sarebbero degli strumenti di monitoraggio che ti consentono di capire se le persone che non fanno le cose previste, quindi che non seguono le procedure di sicurezza alla lettera, sono più di una, diciamo, quindi se ci sono dei pattern, delle cose ricorrenti che fanno capire che forse c'è un problema anche con quella procedura. Ecco, mi capita di vedere dei manager che preferiscono non vedere queste cose, quindi un po' la situazione opposta di quella che dicevate. Preferisco, so che ci sono delle situazioni, diciamo, di deviazione rispetto alla procedura, ma siccome non voglio, diciamo, poi mettermi in un guaio in cui devo magari ridiscutere quella procedura, preferisco non vedere questa cosa, finché ovviamente il giorno che non succede il problema, allora dico alla persona, ah, però tu dovevi rispettare quella procedura, non l'hai rispettata, è successo adesso un guaio. Quindi anche il fenomeno opposto, cioè il manager che magari avendo degli strumenti di monitoraggio sofisticati che ti consentirebbero anche di discutere con tutti, mettere in condivisione i problemi di sicurezza che ci sono, preferiscono non vedere, dire io so che lui quella cosa la deve fare in quel modo, se poi non la fa non è un problema mio, cioè non sto a controllarlo tutto il tempo, tranne il giorno in cui viene fuori l'incidente, allora gli contesto che non ha seguito la procedura. Ecco, non so se questo tipo di ragionamento, da una prospettiva un po' diversa, diciamo, vi lo trovate interessante. Luca, tutto questo ragionamento, tu considera che quando noi analizziamo in NERMIS cosa accade? Beh, già analizzare in NERMIS significa che qualcuno ha un controllo del processo.
perché in qualche modo il MIS è quello che accade prima di un incidente o di un infortunio. Beh, accadono che il fattore umano fa la differenza, nella misura in cui spesso e volentieri ti accorgi che in un'azienda che ha poca cultura, la segnalazione dei lavoratori sono sulle attrezzature. Cioè su quella cosa che in qualche modo se tu la segnali non ti assumi la responsabilità di una relazione che va male. Diversamente, se tu segnali un collega che fa delle cose sbagliate, si rompe una relazione e hai dei problemi di natura personale. Quindi spesso cosa accade? Accade che quando poi c'è l'incidente per davvero, emerge quello che non ti hanno accennato prima, che quella persona là già lavorava in modo sbagliato, non seguiva le procedure e così via. Ma perché non saperlo prima questa cosa? Perché è difficile gestire, come dici tu, questo tipo di controllo. È più facile per tutti segnalare le deficienze strutturali, più o meno facile. È sicuramente più difficile segnalare le deficienze dei colleghi, le deficienze personali, di comportamento dei colleghi, perché appunto non lo si sa fare e si ha soprattutto paura di passare per spia. Quindi spesso e volentieri gli errori delle persone li scopri quasi sempre dopo. Che quella persona lavorava in maniera sbagliata o che non seguisse le regole aziendali, lo scopri quasi sempre dopo. Dove non c'è cultura, ovviamente. Dove c'è invece una cultura del feedback, una cultura della crescita dell'intera organizzazione, dove l'errore è tesoro, allora quelle cose le puoi gestire e sapere anche prima. Lascio la parola anche ad Alessandro, che Ci prima aveva alzato la sentiamo. mano e voleva darci la sua opinione, così dice Veronica. Sì, loro sanno. Voi ragazzi potete aprire il microfono quando volete intervenire, lo sapete, non siamo qua e ci fa solo piacere. Se Ale stava intervenendo. Eccolo, ciao Alessandro, Buongiorno a tutti, bentrovato. bentrovati. Grazie di avermi passato la palla. Ma io dico una cosa molto veloce, ascoltando Chiara e poi Francesco, mi ha fatto venire in mente il tema che se bastasse inserirlo e martellare con la politica, probabilmente sarebbe facile. In realtà il livello di cultura che c'è non ci permette di accontentarci con un lavoro sulla politica e spesso ci capita di ribadire il fatto che dovremmo cambiare il modo con cui i capi reparto, i preposti, i manager parlano con le persone, ricordando sempre, anche se è scontato, anche se è presente nella politica, che devi fare il lavoro velocemente e in sicurezza. Perché la gran parte dei lavoratori nelle formazioni o anche i preposti dicono: ma loro ci dicono di lavorare velocemente, di fare presto. Allora, un bravo preposto, un bravo manager, nel contesto attuale, almeno nell'esperienza che ho io, seppur limitata in contesti magari di un certo tipo, dovrebbe spingere sempre queste parole affinché entrino e si interiorizzino nelle persone, perché sennò loro poi lo usano anche come alibi, cioè ci ha detto di fare presto, ci ha detto di fare veloci. In realtà anche una persona che un manager che ti dice di fare veloce non ti sta chiedendo di bypassare la sicurezza, però dato il livello attuale le persone lo prendono addirittura come alibi, almeno questa è la mia esperienza. Ah, posso prendere la parola un attimo? Assolutamente. Ciao Veronica, ciao Ciao Armando. Francesco. Siccome io purtroppo devo entrare in aula, volevo lasciare un pensiero a questa bella chiacchierata. Per esperienza personale, avendo lavorato in tanti magazzini logistici dove era difficile poter attuare un controllo idoneo se il management non seguiva la sicurezza. E il consiglio che posso dare a tutti quelli che come voi si trovano molte volte a gestire molti appaltatori è quello di scendere in produzione, perché farvi vedere all'interno della produzione è un segnale molto forte, specialmente se scendete come si deve con tutti i DP e fate notare loro che probabilmente devono proteggersi, devono seguire le regole. Perché i primi a seguirle siete voi che siete in capo all'azienda? Questo è il primo pensiero. E invece, per quanto riguarda il discorso del controllo di persone a lungo raggio, avendo gestito per tanti anni uno dei più grossi vettori qui del centro Italia, come RSPP, lì il problema è che bisogna farsi amici i dipendenti e qualche volta, come ho fatto in passato, andare con loro magari a vedere sul campo lavorazioni che vengono riferite ostiche, perché altrimenti non si riesce né a strutturare un corretto dialogo fra le parti, né
né si riesce a dare un senso di protezione al preposto o al dipendente che lamenta una problematica specifica. Nel mio caso specifico, dovetti andare a Roma con un camionista a eseguire una lavorazione molto particolare, che era anche molto pericolosa. Ma nei magazzini tutti i giorni si eseguono lavorazioni molto pericolose, dove spesso e volentieri non scende nessuno a guardare dagli uffici, nessuno ha veramente il polso di quello che sta accadendo. Quindi io il consiglio che posso dare a tutti quanti è quello di scendere in produzione e farvi vedere in prima linea per proteggere gli operai. Poi saranno loro a costruire un rapporto con voi, un dialogo e a darvi la possibilità di migliorare quei punti che dovrebbero per cultura comunicare, ma che spesso per paura evitano di sollevare, specialmente se nel management c'è qualcuno che, come provano a dire qualcosa, poi li tratta male o, come spesso accade, li punisce anche. Chiudo qui perché purtroppo tra poco devo stare in aula. Ciao a Allora, tutti. buona aula intanto Armando, che ci fa piacere sapere che ti proviamo ad ispirarti, dai, prima che entri ti diamo un po' di energia così la passerai ai corsisti. Siamo a meno 4 minuti dalla fine di questa puntata, finiamo sempre alle 9. Sento Marco? Ti sentiamo un po' distante, però sì, ti sentiamo. Allora, aspetta un attimino che stacco l'auricolare allora, perché potrebbe essere questo problema. Ciao, innanzitutto, buongiorno a tutti, spero che stiate bene. Ciao Marco, Ah, bentornato, un Marco. po' che non ti sentivamo. Ciao. Oh, ciao a tutti, buongiorno. Allora, innanzitutto, perdonatemi, volevo fare i complimenti a Luca, io ho letto il suo libro. Mi è piaciuto molto la parte della tecnologia come cappello per nascondere l'errore. Poi, quando avremo magari modo, mi farebbe piacere confrontarmi con lui perché l'ho trovato molto interessante sotto molti punti di vista. Volevo soltanto ripartire dall'inizio, dal tema della puntata. Quando si parla di legge, purtroppo dobbiamo farcene una ragione, è normale che una legge, quindi un principio normativo, sia sempre coercitivo e quindi, ahimè, le regole e le leggi è giusto che ci siano. Quello che però vorrei scindere, e quindi rilascio a voi, è il dubbio che sempre mi ha sempre attanagliato, è come si esercita poi il controllo e il comando. Cioè il principio normativo è scritto. Quindi parliamo di organi di vigilanza, di altri controlli di vigilanza interni. Va bene, però poi entra il discorso culturale, quindi come migro questo principio normativo e come lo trasferisco e lo tratto all'interno della mia organizzazione. E bada bene, il discorso lo fa sempre una persona che è gerarchizzata, quindi all'interno di un ordine ed eseguire un ordine. Il feedback è eseguire e faccio bene ciò che faccio. Lo dico perché poi fondamentalmente, siccome mi è piaciuto molto anche l'incipit di Francesco, a seconda di come esercito il controllo e il comando, vado a rafforzare o a indebolire quella che è la fiducia. E ne parla sempre una persona che viene da un campo aeronautico, dove se metto in discussione la fiducia, metto in discussione tutto il mondo del professionale di cui appartengo. Ecco, quindi chiudendo, siccome lo spunto me l'ho dato Armando, penso che sia proprio in quello e in come si fa, come si traduce questo controllo e comando all'interno delle proprie aziende, che possa rafforzare o indebolire quella che è la cultura. Questo è il mio modesto pensiero, vi saluto e vi auguro una buona giornata. Grazie Marco, come sempre è un piacere ascoltarti e sì, lo spunto è questo, la legge ci ha dato un mandato preciso come applicarlo, come portarlo in maniera efficace nella nostra organizzazione, credo proprio sia il nostro di compito. Francesco, io vorrei chiudere con una Sì, no, provocazione, mi io spiace lascerei se la parola del qualcuno... giorno, direi che la parola del giorno di BeSave oggi è traduzione di Marco Chelo, traduzione di by Marco Chelo, cosa dici? Come tradurre Come tradurre tutto ciò? Grandissimo, normativo in risultati, direi. assolutamente. E vorrei raccontarvi questa cosa che mi ha fatto pensare molto alla puntata di stamattina e che magari
diventerà anche lo spunto per la prossima. Ieri nel ritorno da Bologna ho avuto una call di lavoro in cui stavamo presentando un progetto ad una grande azienda, e un progetto oltretutto ben condiviso tra HR e HSE, e alla parola però leadership gli HSE si sono irrigiditi e ci hanno preso da parte e ci hanno detto: ragazzi, però non usate troppo la parola leadership, primo perché l'HR ne fa un vanto, ne fa un sacco di roba, un sacco di cose, e poi perché insomma nella sicurezza questa cosa la stiamo un po' perdendo di mano, no? Allora, questa è stata ciò che è accaduto, e io ci ho riflettuto un attimino e ho detto: vabbè ragazzi, ai miei, dobbiamo trovare una parola diversa per dirgli la stessa identica cosa, perché non ho nessuna intenzione di rinunciare ad affrontare con dei dirigenti in un'aula il tema di cosa voglia dire avere quel ruolo, essere un leader, eccetera. E cari miei, se andiamo banalmente su Wikipedia a chiedere dammi una traduzione il più papabile possibile italiana della parola leadership, e Wikipedia ci dice che con la leadership in italiano si parla di direzione, comando o guida, intendendo la posizione di colui che nella struttura sociale organizzata occupa o la vetta più alta dell'interazione o comunque che viene generalmente definito capo o guida. Quindi forse abbiamo bisogno del comando, del controllo, delle competenze, di una legge che ce lo indica, tanto quanto una vera, congruente e sana e reale leadership. Con questo io vi saluto, vi ricordo che la puntata è registrata, la trovate sulla pagina LinkedIn di BeSafe o sul web magazine Rock and Safe di Stefano Pancari, che ci ospita ormai da ben 3 stagioni, o sul nostro canale YouTube, il canale YouTube che è collegato alla pagina LinkedIn. Vi auguro una buonissima settimana. Ci rivediamo venerdì prossimo, 8:15, su Be Safe, Act Safe, Think Safe. Diffondete, divulgate, condividete. Ciao ragazzi, buona settimana! Ciao a tutti, buon weekend! Ciao, ciao ragazzi! Saluti a tutti! Grazie, buona giornata!